In occasione del centenario della nascita del regista italiano Mario Monicelli, al Palazzo delle Arti di Napoli, dal 3 luglio al 1 agosto, verranno ospitate 80 fotografie inedite dai set di alcuni dei suoi più celebri film. Le fotografie costituiscono un eccezionale materiale in mostra per la prima volta, attraverso il quale è possibile ripercorrere tutta la storia del cinema del Novecento ed oltre, attraverso i volti fuoriscena dei più importanti attori al lavoro sui set, dei film da L'armata Brancaleone fino ad Amici miei e Risate di gioia. Ascoltiamo l'assessore alla cultura del Comune di Napoli, Nino Daniele, ed il critico cinematografico Valerio Caprara. Monicelli è uno dei più grandi artisti del cinema ed è una delle figure del cinema italiano più note e ammirate nel mondo. La sua arte cinematografica è profondamente intrecciata con la città di Napoli. In realtà oggi, specialmente in un'ottica di critica e storia del cinema molto più avanzate, la figura di Monicelli assume un carattere più completo, maggiore. La mostra delle opere di Rep è un eccezionale omaggio al regista. La Rapacini lavora con acrilico su 17 delle fotografie dell'archivio personale di Mario Monicelli. Mastroianni, Totò, Gassman, Magnani emergono come dei fantasmi dal bianco lattiginoso del fondo, accompagnati dai suoi disegni, così come ci spiega la designer e scrittrice italiana Chiara Rapacini. Sì, io sono partita dalle queste fotografie di scena che appunto Mario aveva buttato via in quanto ingombranti e io ho recuperato dal cassonetto della spazzatura, le ho archiviato, sono almeno 400 fotografie.